Buonasera, benvenuti a quelli che ci sono già. Buonasera Lisa. Buonasera a tutta la chat. Scusate, non lo leggo in francese perché la mia pronuncia è ridicola. Allora, benvenuti, benvenuti. Tra l'altro, non so perché il titolo io l'avevo cambiato. Per qualche strano motivo il bot ha lasciato il titolo vecchio. Forse era già partito il messaggio col titolo vecchio. Vabbè. E allora, per non parlare della mia di pronuncia, magari tu l'hai anche studiata a scuola, io non l'ho proprio studiata a scuola. Allora, noi ci siamo lasciati ieri sera con lo spiacevole girasole, ombra. Buonasera, buonasera Michele, buonasera, buonasera M capo. Ci siamo lasciati con quello spiacevole girasole, ombra. Che per noia non abbiamo finito ieri sera, come succede sempre, io letteralmente ho chiuso la live, ho detto vabbè, lo finiamo così siamo già pronti. L'ho fatto subito, quindi. Oh, a me non mi si saluta. Ciao Diana, scusa, oh, non avevo visto, scusami. Poi stavo parlando. Allora, in realtà, l'avatar dell'albero ombra che abbiamo visto ieri sera, droppa da un oggetto che è molto interessante per la storia del gioco. Infatti, prima, ciao, ciao Carlo, prima di andare avanti, io volevo dare un'occhiata a quell'oggetto, dare un'occhiata a cosa ci ha dato la rimembranza, cioè cosa ci può dare la rimembranza di quel girasole. E poi volevo farvi vedere un'altra cosa, perché oggi pomeriggio ho avuto una. Ormai io e Shiver, tipo, siamo cospiratori. Ci mettiamo lì di pomeriggio e parliamo delle cose del DLC ogni tanto tramite messaggi. E oggi, visto che lui non era presente ieri sera in live quando ho fatto Mesmer. Mi ha chiesto un parere riguardo la boss fight, che cosa è, e ci siamo messi a parlare di una cosa che vi volevo far notare anche a voi e che mi ha lasciata piacevolmente sorpresa, davvero. Infatti, adesso ne parleremo. Un attimo che chiudo le finestre che non servono. Voi tutto a posto, spero. Mi auguro che sia stata una giornata tranquilla per tutti, che non c'è stata una giornata del cavolo. Allora, partiamo da qua. Come prima cosa, ciao Orbi, ciao. Guardiamo che cosa ci ha dato il girasole, l'avatar dell'albero ombra. Adesso, per chi non conosce il gioco base, gli avatar degli alberi, ok, di questo gioco. Per il momento che noi conoscevamo erano gli avatar dell'albero madre, che scusate, nel gioco base è l'albero dorato che si vede, diciamo, giganteggiare, ecco, nel mondo di gioco. Sappiamo che c'è un corrispettivo dell'albero madre nel Regno delle Ombre, che è l'albero ombra, ok? E di conseguenza esistono anche avatar, evidentemente, dell'albero ombra. Comunque, quando si è accecato da solo, ho subito pensato alla statua della Collector e di quando ci parlavi degli occhi. E infatti, questa cosa, ciao Gianfranco, questa cosa mi ha riportato al discorso che avevamo fatto sul fatto che la statua che Bandai si è portata in giro per tutti gli eventi dedicati ai creator, eccetera, eccetera, le anteprime, di Mesper non aveva gli occhi, o perlomeno ne mancava uno. A me sta cosa qui, cioè, mi ha fatto molto strana, e anche la statua è così. Di conseguenza ho detto, meno male, dopo aver fatto ieri sera la boss fight, meno male che questa cosa che abbiamo visto ieri sera risponde al perché la statua, cioè, mi avrebbe lasciato un po' così. Comunque, cominciamo guardando che cosa ci ha dato. Allora, questa è la rimembranza. Questo è l'oggetto che ci ha dato. È la runa maggiore di Michella, che
però infranta, rotta. Infranta e priva di gran parte dei suoi poteri. Conserva malapena il potere di resistere agli ammaliamenti. E infatti, se guardate nella descrizione, preserva solo il potere di resistere agli incantesimi. Basta, non ha un altro effetto. Di nuovo, per chi non ha presente il gioco base, le rune sono, diciamo così, dei simboli che identificano il boss o comunque un soggetto, diciamo, dotato di particolare potere nell'interregno. E di solito, sì, però di solito Luca, le altre rune danno dei bonus più consistenti. Per esempio, adesso ve le vado a cercare. Non so se sono qua o se sono più avanti, ma mi sembra, eccole qua. Queste sono tutte le rune del gioco base. E vedi, cioè, che hanno un effetto un po' più, insomma, consistente. Per esempio, quella che ho io equipaggiata, che è questa, incrementa tutti gli attributi, mi sembra di 5. Poi c'è quella, vabbè, tira danno, eccetera, eccetera. Cioè, tutti quelli che hanno un determinato potere nell'interregno hanno una loro runa, e di conseguenza anche Michele, siccome è un empireo, ce l'ha. La sua, a quanto pare, si è rotta, e si è rotta per un motivo. Michela partì alla volta della torre ammantata d'ombra, lasciandosi tutto alle spalle. Il suo corpo aureo, la sua forza abbagliante e non ultimo il suo destino. Tentava di seppellire il peccato originale per farsi carico di ogni cosa e rinascere Dio. È interessante come continuino comunque nel gioco a descriverlo come un soggetto che ha cercato di fare qualcosa di buono, mentre noi durante il nostro percorso abbiamo comunque notato queste, chiamiamole così, queste contraddizioni, cioè il fatto che ci siano i suoi seguaci che sono letteralmente costretti a seguirlo, cioè sotto un incantesimo. E ce lo dice proprio Leda stessa. Cioè, se non fossero sotto l'incantesimo questi personaggi qui, si ammazzerebbero tra loro. Questa era la cosa che volevo far vedere. Questa invece è la rimembranza del girasole ombra. Allora, vabbè, leggiamo la descrizione. L'albero ombra è il riflesso oscuro dell'albero madre. Germogliò da torbide nozioni prive di ordine che ne hanno piegato e ritorto il legno, indebolendolo. Allora, noi sappiamo, ne abbiamo, domanda, ma Mesmer fa parte anche del gioco base? No, no, Mesmer è stato introdotto nel DLC. Però Mesmer, ovviamente, con la sua storia si collega alla storia di alcuni personaggi del gioco base. Ok. È chiaro che questa rimembranza ci dice un'altra volta che il luogo in cui ci troviamo, il Regno delle Ombre, è qualcosa che è un po' al di fuori dell'ordine che è stato stabilito da quello che nel gioco viene chiamato la volontà superiore. E evidentemente qualcuno l'ha generato, non ci viene detto chi, ovviamente, perché dice germogliò da torbide nozioni, però questo albero è il frutto di qualcosa che non è contemplato dalla volontà superiore, ovviamente, come è tutto poi lo spazio della Terra delle Ombre. Allora, noi non abbiamo trovato solo questa roba ieri sera, ma abbiamo trovato anche, che non abbiamo guardato, questa. Allora, residui dorate della grazia concessa dalla regina Marica in persona agli eroi della sua crociata.
Il fulgore della grazia della regina Marek abbaglia anche i migliori. E questo era quello che avevamo trovato in questa zona. L'altra cosa che abbiamo trovato, che siamo rimasti abbastanza sconcertati io per prima, credo. Voi saprete che ieri abbiamo aiutato la Rado del Corno nella sua missione a, diciamo, uccidere Leda. Quindi io non mi aspettavo assolutamente di trovare altri suoi messaggi in giro nel nostro mondo. Eppure l'abbiamo trovato. Quindi non lo so bene questa cosa, che cosa stia a significare. Cioè, non so se è un messaggio che è stato lasciato prima e noi l'abbiamo visto dopo, oppure se è veramente un messaggio che abbiamo visto dopo, e quindi diciamo che non è chiaro che lei è ancora viva se l'ha scritto questo messaggio, non si sa bene come. Ok, allora andiamo a vedere la cosa ci dà la rimembranza dell'albero ombra. Ma non è magari un messaggio scritto in precedenza? Me lo sono chiesto anch'io, però è saltato fuori dopo che abbiamo fatto la boss fight in Mesmer, quindi cioè, sapete che io ci sono sempre andata avanti e indietro a parlare con tutti, quindi è un po' strano. Cioè, me ne sarei accorta. Allora, primo oggetto. Sommità della mostruosa manifestazione di un girasole dell'albero ombra. E vabbè, sempre per chi non conosce il gioco base, di solito l'albero madre o tutte le diramazioni, diciamo, dell'albero madre, che ce ne sono anche quelli più piccoli, hanno dei girasoli attorno. Anche qui, ciao Zmighe. Anche qui non fa eccezione, ovviamente l'albero ombra aveva dei girasoli attorno, li abbiamo anche visti fuori, tutti che sembravano secchi, bruciati. Quindi erano proprio tre le fasi dell'avatar dell'albero madre, sì, e ho sperato che non ce ne fosse una quarta, mentre lo finivo ieri sera. Ho sperato che non ce ne fosse una quarta per non bestemmiare. Allora, sebbene sia un fiore, può essere brandito come arma. Simile nell'aspetto all'albero ombra, ha un secondo stelo che si sviluppa al primo come in un tenero abbraccio. Vabbè, e questo ha l'abilità unica, ovviamente, di quello che faceva il girasole ieri sera, cioè che quando ci dava le testate per terra, uguale. Allora, scalerà ovviamente in fede quest'arma, non avevo dubbi. E questa è invece un incantesimo, Terra delle Ombre. Evoca una schiera di proiettili dorati e li lancia verso i nemici dopo qualche istante. Questo incantesimo attinge il potere dell'albero ombra, il cui oro è ammantato di tenebre. Eccoci qua. Uffa, mi sono persa un girasole. Guarda, Diana, non ti sei persa niente di che, in realtà. Ti sei perso uno sgorbio, questo qui. Perché era letteralmente fatto così. Non ti sei persa niente di che. Allora, l'altra cosa che vi volevo far vedere è che oggi pomeriggio me l'ha ricordata Shiver, io spero che arrivi, è un girasole secco, letteralmente, è questa. Allora, voi vi ricordate cosa è successo ieri sera durante la boss fight di Mesmer? Intanto io vi cerco l'oggetto poi in questione, che ovviamente non avrò. No, eccolo qua. E già sto bestemmiando, cioè sto bestemmiando veramente fortissimo. Vabbè, allora, voi vi ricordate cosa è successo ieri sera? Quando Mesmer entra nella seconda fase, Mesmer libera i poteri che ha, diciamo, sigillati dentro di lui.
serpenti, e per farlo si toglie un occhio. Ecco, all'inizio io e Shiver pensavamo che quell'occhio nel trailer, siccome non si capiva che era la mano di Mesmer, pensavamo che quel trailer fosse, quel soggetto nel trailer fosse qualcuno che soffriva del potere della follia, era sotto l'influsso della follia, perché nel gioco base, come anche qui, ci sono, come si dice, c'è questo status, che è lo status follia, che è contraddistinto dal fatto che il personaggio ha tipo gli occhi dorati, tipo bruciati, come se stessero bruciando di un fuoco dorato, ok? Noi all'inizio pensavamo che quell'occhio fosse un occhio di qualcuno, diciamo, afflitto dalla follia. In realtà non è vero. In realtà non è vero, e me l'ha ricordato Shiverest oggi pomeriggio, perché mi ha ricordato. Ti ricordi, Lisa, il talismano che si chiama Sigillo Piaga di Marika? Adesso lo ingrandisco anche a vostro beneficio. Allora, questo è letteralmente un talismano che c'è nel gioco base, che è un occhio. È un occhio intero. E il problema è che è esattamente identico a quello di Mesmer. E questa è legata a Marika e va bene. Va bene. Perché questo qui, se leggiamo la descrizione, leggendario talismano ricavato da un occhio adornato con una runa ancestrale, ritenuto il sigillo della regina Marika. Quindi questo amuleto è un occhio nel quale è stata impressa una runa ed è il sigillo di Marika. Cosa dice la descrizione? Il peso di un compito gravoso logora colui a cui è stato assegnato come una maledizione da cui non vi è salvezza. Allora, noi lo sappiamo, perché l'abbiamo già visto che cosa è successo a Mesmer. Abbiamo letto la descrizione del suo equipaggiamento, eccetera, eccetera. Marika ha sigillato il vero potere di Mesmer dentro di lui in modo da non farlo emergere. L'unico modo per far emergere il vero potere di Mesmer era togliersi il sigillo di Marika. Ma Marika perché l'ha tolto? Cioè, perché gliel'ha messo? Perché lei in realtà aveva paura. Ma, e adesso, poco fa, in realtà, che io sono andata a vedere, non c'è solo questo di amuleti. Perché c'è questo. Cicatrice di Marika, poi c'è questo, sigillo piaga di Radagon, che è la stessa cosa ma con una runa diversa, è sempre questo. Quindi io penso che in un certo qual modo questa cosa possa rispondere a una delle domande legate alla lore del gioco base, che in questo momento, Luca, se tu lo vuoi giocare, io non dirò di più. Comunque, chi l'ha giocato capisce cosa sto dicendo. Penso che
questi oggetti che all'inizio, magari durante il gioco base, non ci spiegavano granché, non ci dicevano granché, possono spiegarci effettivamente come funzionava, non dico la trasformazione, ok? Però il legame tra Radagon e Marika, in un certo senso. E è chiaro, al massimo abbasso il volume, poi quando è finito sbraccia che ti vedo. No, no, è finito, finito. E non devo dire altro, tanto, cioè, è chiaro che questi oggetti, alla luce di quello che abbiamo visto con Mesper, ci spiegano molte cose, direi. E la situazione si fa veramente interessante perché Marek ovviamente ha fatto questa cosa con Mesmer perché aveva paura dei suoi poteri. Chi ci dice che effettivamente non abbia fatto la stessa cosa con qualcun altro, di cui noi magari in questo momento ignoriamo, non lo sappiamo. Però di fatto questi oggetti ci spiegano effettivamente perché l'occhio di Mesmer fosse fatto così, effettivamente. Questa è la cosa che vi volevo dire, comunque. E ringraziamo sempre Shiver che mi fa venire in mente queste cose, perché altrimenti io probabilmente me le dimenticherei, andrei a vedere dopo e ah, ma quindi, per fortuna che c'è anche Shiver. Va bene, allora noi stasera ci avventuriamo in una parte della mappa che non abbiamo visto, ok? Non so dove sarà, però penso che qua riusciamo, ok? Ci avventuriamo in una parte della mappa che non abbiamo visto, che io ho sbloccato off screen, ma che mi sono tenuta appositamente per la live. È sempre una parte della mappa che noi abbiamo visto dal trailer. Che tra l'altro io non vedevo l'ora di entrare in questa zona. E quindi ci andiamo. Li avete visti sulle rive del fiume, esattamente. Poi ieri era saltata fuori anche questa cosa che Mesmer ripudiava le proprie fiamme, una roba così. Sì, probabilmente. Diciamo che Mesmer era il suo vero potere era quello che abbiamo poi visto, e la storia delle sue fiamme non sappiamo se sia una cosa collegata effettivamente al suo potere oppure sia una cosa che gli è stata attribuita dopo. In ogni caso, a lui questo potere non piaceva granché. Allora, la zona in cui stiamo andando è molto bella esteticamente, molto, veramente tanto. E io non vedevo l'ora di entrarci, francamente. Potrebbe essere stata tipo una maledizione o qualcosa così. Io adesso dovrei riguardare le descrizioni Però cambiamo il clima istantaneamente perché io così qua non ci giro. Allora, siamo in un posto che è molto bello e ci siamo per un motivo ben preciso, perché se voi vi ricordate, da come ne pare sembra abbiate grasso questa zona. Se voi vi ricordate, l'ultima volta che abbiamo visto Tio Liè, che è il tizio con la maschera, il follower di Michela, lui ha detto che si sarebbe diretto a sud. Non lo so se è una nave o comunque ci guardiamo perché siamo sulla costa, non mi sorprenderebbe. Lui ha detto che si sarebbe diretto a sud e sotto consiglio di Moore sarebbe andato a cercare questa zona nella quale, a quanto pare, fiorivano dei fiori viola. Oddio, io sto impazzendo. Lo sentite anche voi? Il rumore che fa.
Screen istantaneo. Bello con il sole, però. Spero che lo sentiate anche voi il rumore in sottofondo, perché è veramente bellissimo. Ma perché si vede così piccolo? In che senso si vede piccolo? La schermata. La schermata è normale, Niana. Sempre stata così. Allora, aspettate che provo a cambiare il tempo, però che non mi mette della depressione il fatto che stia piovendo. Accelera il tempo, vai. Ovviamente non cambierà niente, sarà come Liurnia, continuerà a piovere. Quindi noi adesso siamo alla ricerca di Tio Lie, fondamentalmente. Che bello sto posto. Ma io potrò fermarmi ogni 3x2 per fare uno screen? Sì. Sì, posso decisamente e lo farò. Comprati un tablet. Beh, almeno non piovono cinghiali. No, i cinghiali speriamo di non incontrarle più, incontrarne davvero più. Allora, è fondamentale per noi andare a cercare il caro Tio Lie, perché non solo ci siamo dimenticati di ricomprare l'oggetto da lui, però. Di gente qua. Sembra il mercato del sabato mattina al mio paese, va che folla. Scusate, mi stavo facendo una cosa, cerco di essere più presente ora, ma stai tranquillo, Orm. Tanto siamo in mezzo ai fiori adesso a prenderci l'allergia. E dovremmo stare anche attenti, dovremmo stare attenti e ricordarci della chiesa e del tizio che ieri sera si teneva in braccio una mano. Ma per il momento c'è solo sta gente qua. Ma sta sentinella del campo fiorito di ieri come si chiama? È la sentinella dell'albero madre. Ah, come si chiama il nome? Già capito che qua se non scendiamo col cane. Allora, stasera ho paura che esploreremo per la maggior parte del tempo, che per me va benissimo. Non so se è una nave. Convallare sepolcrale. Allora, sapete cosa dobbiamo fare noi prima di tutto? Andare a prendere la mappa. Quindi ci guardiamo attorno dopo, ma prima andiamo a prendere la mappa. Così abbiamo una visione chiara del posto. Allora, già qui, eccoci. Lo sapevo. Ma ci tocca farlo questo? O possiamo lasciarlo come lo faccio poi per i cavoli miei dopo? Ce lo faremo poi per i cavoli nostri dopo.
Tanto se c'è una cosa che apprezzo di questo gioco è che alcune boss fight, tipo quelle dei draghi, tu puoi andare e fartele dopo. Solo che qua dove passo poi? Passerà di qua. Scusate, poi ci spostiamo così va via la musica. Io vorrei capire perché alcuni di questi vermi sono arrabbiati a volte. A caso. Completamente a caso. Sì, però basta. Mappa, costa sud. Allora, là c'è una croce e quindi noi andiamo subito immediatamente là. Ma più che altro preferirei farlo al di fuori della live perché è veramente una cosa, cioè sono noiosi sti draghi, non hanno niente di... Oh, ma guarda! Sono le sfere che si trovano... Vallaria. Poi scendiamo, anche di là. Prima andiamo a vedere la croce. Bellina quest'area. No, è molto molto scenica. Sapete cosa mi ricorda? Mi ricorda il santuario di Amana di Dark Souls 2. Ecco cosa mi ricordava. È letteralmente identica. Identica se non fosse che il santuario di Mana è pieno di stronzi. E qui, per il momento, sembra non esserci nessuno. Ma a me piace troppo l'effetto sonoro che c'è, che non so che cosa sia, se siano i fiori, qualcosa. Poi tutto questo blu. Io spero che Tiole sia qui, anche se non ho molta fiducia. Ma c'è un'aquila. Mi sa che non c'è nessuno. Però qui... Germoglio sanguinettare. Germoglio carico di vellutato nettare purpureo. Molto difficile da reperire. Sboccia nelle pozze in cui si raccoglie il sangue nettarino di Trina. E quindi, questa mi sembra un'ulteriore conferma di quello che già dicevamo tempo fa. Perché se voi vi ricordate, vicino alle croci. C'era sempre dei germogli, come si chiamano? Questi qua. Dov'è? No. Ecco, non mi ricordo come si chiamano. Germogli. Eccoli qua, di sangue empireo. Ah, oggi nel caso arrivi a una certa, io Orbi dobbiamo farti fare delle cose perché questo gioco puzza con le quest. Va bene. Io mi affido a voi. Ok, questa grazia si chiama Croce della Costa Cerulea, ha senso. Ah! E merda, si è aperta tutta la mappa qua. Ecco perché mi dicevate che questa mappa qui... Vabbè, ora ho capito. Infatti qua vicino c'è la cosa della comunione draconica, che ci andremo poi. Non vi preoccupate. No, qui mi sa che non c'è nessuno.
Qui non c'è nessuno, però penso che andremo avanti. Andremo semplicemente avanti in questa direzione qua, a vedere cosa c'è qua. Poi se voi mi dite che magari devo esplorare qualcosa meglio, ci guardo, torno indietro, intendo arbitrarlo. Ma poi penso che ci sia solo della convallaria, credo. Ma muoio se mi butto. Spero di no. Che bel posto veramente. Ah, ecco, scusate, facciamo un attimo un check, perché io un po' che non ci guardo, se sulla mappa è comparso qualcuno con cui parlare, ma non mi sembra. Quindi la mappa si sblocca trovando i pezzi della stessa dove ci sono quegli obelischi, esattamente. Esattamente. Prima non ce l'hai. C'è un gigante da qualche parte perché si è sentito un verso. Oddio. Ma non sono io! Perché mi guardate male? Lui! Scusami, eh. Oh. Brava Lisa che non riesce a superare i gradini. Sì, ma anche questa è un po' non una citazione, ma anche in Dark Souls ci sono dei nemici che ti tirano degli oggetti, delle bombe così esplosive. Che strano che non ci sia niente a parte la roba su ste navi. Convallaria. Allora, questa sa tanto di arena brutta. Ok. Sì, questo non sembra bello come posto. E tra l'altro io mi ricordo benissimo che nel trailer tu combatti con qualcuno in questa zona tra i fiori blu, quindi mi ricordo benissimo questa cosa. Ci sono dei blob qua. Scusate, sto facendo il giro perché voglio circoscrivere un attimo la situazione. Che bel posto, Madonna. Chissà se l'hanno fatto volutamente.
assomigliava a... Allora, questa cosa mi fa pensare solo una cosa. Ricettario del discepolo di Santa Trina. Appunti sulle tecniche di creazione stilate da un discepolo che seguiva i precetti della santa del sonno. Tuttavia, quello che appariva come un dolce abbraccio si rivelò un vellutato abisso. Illustra come creare. Grasso, vabbè. Illustra bene. Esplora bene. Lo faccio. Lo faccio pian pianino, pian pianino, la esploriamo tutta sta parte. Adesso non ho guardato se c'era qualcos'altro lì vicino al cadavere, però mi sembra di no. Ma adesso caschiamo. Qua c'è un buco. C'è un buco e si può scendere. Però aspettate, prima guardiamo un attimo fuori, poi scendiamo. Non capisco se cambia la musica per preannunciare qualcosa o è semplicemente musica così. Sicuramente tutta questa roba bellissima nasconderà qualcosa di mostruoso. Adesso torniamo, dal buco un attimo, che voglio guardare bene se c'è qualcosa qua. Qua dietro a ste lapidi. Insomma, gli animali. Ah, non mi sembra che qua ci sia niente, però... Però magari c'è qualche NPC. Io mi aspettavo di trovare Tio Lì e qui. Mi aspettavo francamente di trovare lui. Però penso che se è un NPC con cui noi abbiamo già parlato comparirebbe sulla mappa. Cioè, dopo è scontata questa cosa. Forse magari mi sbaglio, ma... Tanto qua c'è un'isoletta, mi piacerebbe sapere come ci si arriva. Ci sarà sicuramente una grotta in cui infilarci e poi... È come nella prima parte del gioco. Ti passi letteralmente sotto al mare. Mo' cado, ma state a vedere. Peccato che non sia... Ma... Ma lui può stare dove è Zinig? Per me. Può stare bene dov'è. E niente. Allora, torniamo dal buco di prima. Torniamo dal buco di prima, che io lo approccerò con Torrent, moriremo e quindi andrò giù a piedi sicuramente. No, non lo approccio con Torrent perché so già che crepiamo. Allora, qua c'è un buco. Merda, quanto va giù. Scusate che mi sono tolta la torcia perché ieri ci dava fastidio. Lo so che c'è la lanternina da mettersi al fianco come in Bloodborne, ma io non ci vedo. Mi dispiace, se metto quella non ci vedo lo stesso. Sta cosa mi ricorda un sacco la forra di Sekiro. Ma muoio se vado giù di qua. No.
Ma che cavolo volete? Non ne vale quasi la pena di stare qui, però. Fa ridere sta cosa, fa riderissimo. Ecco, ho paura che mi facciano cascare di sotto. Aia, oh. Invece spugliatore. Coagulo di putrescenza. E voi direte, ma perché ti sei subito ficcata giù e non potevi rimanere nel posto bello di sopra? Perché il posto bello non c'era niente. Sì, ma oh, non si vede niente. Io continuo a buttarmi sperando di atterrare sul... Ah, là c'è una grazia, perfetto, perfetto. Ovviamente perirò malamente a 2 metri dalla grazia perché è sempre così. Io sto guardando se ci sono buchi in cui infilarsi, ma... dove devo andare adesso? Ah, di qua? Così. Pensavo fosse più in basso, ho avuto un attimo di proprio di paurina. Allora, questa grazia si chiama faglia. Ci riposiamo, tanto è. Dov'è la mia torcia? Non ci vedo. Oh, avevo ragione a parlare. Dicevo che somigliava alla forra. Il danno da caduta non è da non nulla, effettivamente. Ma allora, vabbè, rispetto agli altri giochi, rispetto agli altri Souls, qua il danno da caduta è molto inferiore. Però. Madonna, comunque, se c'è una cosa che From Software sa fare bene, è che te non ti aspetteresti minimamente di vedere. Ci vediamo tra 2 ore, va bene. Tu non ti aspetteresti mai di vedere determinate cose in determinate zone. È sempre un effetto sorpresa della Madonna. Chissà poi perché c'è una grazia dietro l'altra. Se vi ricordate, però, c'è qualcuno che ci ha parlato di... vabbè, voi non l'avete visto. Perché l'ho fatto io off screen, però ve l'ho detto. C'è qualcuno che ci ha parlato di bare. Ma dopo l'esplorazione della costa che faccio? Io che rido dietro. Carlo che ride. Dicevo, vi ho parlato di questo NPC che mi ha parlato di una bar
che ci avrebbe condotti in un giardino di fiori viola. E penso che potremmo essere nel posto giusto, perché effettivamente questa zona si presta. Ah, merda, non posso. Guardatemi cascare. Guardate, ci avrei giurato, cioè, se sarei giocata la non dico cosa. Che brutto il mio personaggio che fa dei versi. Merda, come faccio a salire da su? Si sale da qua, da sti stronzi. A quanto pare sì. Per questa roba, cioè mi sono preso dei danni per sta roba, poi, ma di cosa stiamo parlando? E adesso mi sa che non abbiamo tanta scelta. Dobbiamo cascare di qua, ma secondo me io muoio. Sì, è troppo alto, mi stavo scherzando. Allora, vediamo. Sono abbastanza sicura del fatto che crepiamo se mi butto lì, ma non vedo altri posti in cui andare. Ma non vedo altri posti in cui andare, Znig. Qua non c'è. Forse qui. Qui. Ok. Ciao, Shiver. Shiver, lo sai che ho raccontato tutto quello di cui abbiamo parlato oggi pomeriggio? È stata. A che livello di Skibidi Bless sei arrivato? Skibidi Bless. Skibidi Bless 12. Non so perché non sto trovando delle ceneri per le mie ceneri. Ora muoio. Ah, merda. Oddio. Scusi, buon uomo, ma non volevo. Ma, buon uomo. Sì, allora, io che faccio questa weapon art sul bordo, veramente, genius. Cos'è questo? Oddio. Ma vi giuro che avevo visto solo l'arma! Ma cosa fa? Ma non si butti! No, la prego! Non se ne vada! Skibidi bless. Forse mi sono perso qualcosa, ma nessuno ha già fatto l'associazione con la Scadutri Blessing del gioco e Skadush. Allora, ho visto anche quello, il meme con quello, ma mi piace più Skibidi. Devo dire la verità. Mi piace più quello. Ok, qua ritorniamo. Va bene, ok, ci siamo ricondotti. E adesso guardate come volo giù, perché mi sbaglio. La torcia, perché siamo ciechi. Addirittura tenuta su, così il personaggio avrà il gomito del tennista. Io sapevo che questa crollava, ma tutte le volte è un infarto lo stesso. Si vedono le cose che crollano, ma tutte le volte è un infarto. Ma perché ci sono sti tizi poi? Ma chi. Ma Dio mio. Tra l'altro loro mi attaccheranno con delle armi che fanno sonno, immagino, a giudicare dal. Non si capisce da dove arrivano. Ah, ma c'è uno lì. Dicevo, sento i passi, ma non. Tra l'altro io ce l'ho l'arma di questi qui che a detta di Carlo è meta, ma non lo userò mai. Mi dispiace. Bene.
veramente non so come. Carlo ha ragione. Quell'arma è disgustosa. Ma disgustosa nel senso dei danni o disgustosa. Cioè, è orribile, è orripilante. Qualcos'altro che crolla? No, grazie. Giglio viola. Che bello però, queste. Noto che c'è. Ha un R2 che è stato ispirato dal Fatboy di. Ma. Allora. Ma poi che pancia strana che hanno questi signori qui. Sospetto che parte del loro design sia stato ispirato al. Il demone del rifugio di Dark Souls 1, che è più o meno simile. Più o meno, vagamente. C'è un'altra croce! Fermi tutti! Fermi tutti! Ma no, ma perché dici così? Ah, un 2! Un 2 pure! Datemi tutto lo schibidì che potete darmi. Forcone del sanguidemone. Ok. Splat. Allora, se non troviamo Tio Lie, io comincerò a urlare. Questa si presta a uno screen bellissimo e ora voi aspetterete mentre io faccio lo screen bellissimo. Perché va fatto. Beh, un po' di pancia ce l'ho anche se mi sto impegnando con la dieta. Lo sai che domani io vedo. Ho il primo appuntamento con la nutrizionista, che spero diventerà la mia nutrizionista. Leggi attentamente questa croce. Sono riuscita a fare nemici comuni grossi senza renderli frustranti, come erano invece i ciccioni della città d'anelli. Merda. Cosa mi fai ricordare? Questo diventerà probabilmente il mio prossimo desktop. Basta, voglio moddare il gioco per fare le foto. Vi prego, ditemi che Tio Lì è qua da qualche parte. Questa la leggo molto attentamente. Sapete che quella di prima forse ce la siamo dimenticata? Merda. Quella della costa, mi sa che ce la siamo dimenticata. Mi serve perché ho preso su dei chili Luca e non vorrei prenderli su. Siccome non c'è mai stato un momento della mia vita in cui mi sia piaciuto il mio corpo, il mio aspetto fisico, a parte i capelli, forse gli occhi, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Che dice quest'uomo? La mia mi ha ordinato di bere come un cammello. Che probabilmente è quello che dirà anche a me. Ma potrebbe offrire salvezza a chi non può essere salvato. Se non hai saputo salvare neppure l'altra parte di te. No, aspettate. Gentil Michella, vedo che hai gettato ciò che non avresti dovuto eliminare per nessun motivo. Sono ridotta a ingozzarmi di cetrioli per evitare di bere più di 2 bottiglie d'acqua al giorno. Adesso leggo la croce. Ciao Antonio, adesso bevo. Bevo subito. Antonio è arrivato nel momento in cui stavo dicendo che dovevo bere. Leggiamo la croce. Anche se io penso di sapere cosa ci può essere scritto. So che a me i cetrioli fanno cagare, Shiver. Quindi. Michella è probabilmente un figlio della merda. Michella è probabilmente un figlio della merda, perché penso di aver capito io. Però penso di aver capito e basta. E se è così, Dio mio. Dio mio. Dio mio. E Dio mio From Software.
Santo cielo, Dio mio, veramente. Usiamo questi schibi di fragment per ficchiamoceli in corpo per morire. Mamma mia. Ovviamente nel gioco. Allora, chi sta seguendo, se lo ricorda che cosa ci ha detto Tio Lie. Se lo ricorda benissimo, penso, cosa ha detto lui. Post-gioco ti spiego un po' di cose, altro che figlio della merda. No, queste cose veramente non le riesco a... Se è quello che sto pensando io, non riesco a gestirle, queste cose. Non riesco veramente... Dio mio. Va bene. Allora, avviamoci che è meglio. Ciao, Shebangs, sei arrivato nel momento in cui mi sto per mettere a piangere. Per una cosa che tra l'altro non ho nemmeno visto succedere, quindi è veramente bellissima questa cosa, cioè no, bellissima niente, mi sto veramente sentendo male, cioè come sto pensando io mi sto veramente sentendo male, sì, ammazzatemi per favore, perché mi sto veramente sentendo male, muori, dai. Lisa, non hai idea, se capisci bene qual è il potere di Michella, Dio mio, Marika sembra quasi una santa. No, io sto cominciando a pensare comunque quello che già sospettavamo da 2 o 3 live. Che siamo di fronte non solo a una persona che non si fa scrupolo alcuno, eccetera, eccetera, ma un pezzo di merda colossale. Però per avere la conferma di ciò, ovviamente dobbiamo arrivare alla fine. E se è così, Dio mio. Dio mio. Marika did nothing wrong. No. Cioè. Già, voi non lo sapete, ma posso? Non lo sapete quanto io mi sia sentita male ieri sera? Vi giuro, ho proprio provato del fastidio fisico interno quando parte la seconda fase di Mesmer. Cioè, ma non fastidio per l'immagine, perché ho proprio detto, poveretto. Sapete quando cominci a provare pena? Cioè, pena, però la pena che ti... che dici, ma... Vabbè. Io qua volevo scendere, ma mi sa che questa non è la via per scendere. Ma no, Shebang odia tutti in maniera indiscriminata. Cioè, penso che sia risaputa questa cosa. Forse si scende di là. Non so. Tra l'altro, belli questi uccelli. Sono diversi rispetto a quelli in superficie, che sono tutti neri. Questi qua sono violacei, hanno delle sfumature violacee, belli. Ma sì. Ma che simpaticoni. Quei cosi che stanno lì e l'amico là sopra. Sicuramente avrò missato qualcosa. Perché prima mostri... Dai, Shebang. Allora, loro possono stare lì. Il pennuto, invece... Venga a me. Tanto sarà l'ennesima cacata che io rischio di morire per prenderla. Ed è una cacata. Esatto, è decisamente una cacata. Però magari ci servirà per qualche vocazione, non lo sappiamo, quindi ci prendiamo la cacata e ce la teniamo. Secondo voi c'è un oggetto di sopra? No, io veramente mi sta venendo un'amarezza che voi non potete immaginare. Poi io le prendo molto male queste cose, cioè non sono capace. Ma qua è una grotta. Capisco
Carlo, vale la pena che torni su e cada lì? Anche se non so come fare ad arrivarci lì. Perché secondo me si va avanti. Che succede, ci penso? Io stavo chiedendo a Carlo. Devi buttarti. No, mi devo buttare. No, mi devo... Basta la gara a caso. Il boss è giù. No, no, non mi butto perché tra l'altro mi viene male. Mi viene fastidio. No, non lo so effettivamente se tornare su e poi... Ma forse posso tornare... No. Aspettate. Dai, però... Non ricordo se vale la pena, ma anche vada torni, intanto avanza. Va bene, avanzo. Procedo. Attraverso il percorso, poi c'è un dirupo. Ma siamo circondati da dirupi. Ah, questa è una novità. Oh, basta, però... Ma che è? Sì, in effetti soffro un po' di vertigine. Qualche salto importante di From mi ha dato. È la stessa cosa mia. Ma ce la faremo? A me no. Doveva finire così. Morte per mano di una pila di sassi. Basta! Oh, ma nel gioco base mica facevano ste merdate. Si sono evoluti. Comunque l'ha fatto Lorenzo, ma il punto preciso non lo so. Lore, cosa? Ah, il boss di sta zona. Sì, però non mi viene niente. Ci va. Ah! Sì, c'hai ragione. Cioè, abbiamo sprecato non so quante fiaschette solamente per ste cacche. Ma vi rendete conto? Ma ti sto sciabolando, fermati. Allora, io in questo momento, tra l'altro, non mi sento troppo bene perché siamo in una zona alta. E come vi dicevo, anche se non è come nella realtà, il fastidio c'è tutto lo stesso. Sì, beh, immagino che sarà un punto in cui mi dovrò buttare, però spero di... Spero che questa cosa di doverla fare più avanti possibile. Ovviamente là c'è l'oggetto. Per sta minchiata, vabbè, avrà senso più avanti, immagino. Tutte queste convallarie. Allora, torniamo su, stiamo più lontani possibile dal dirupo. Mi si è disa saltando vicino al dirupo, ma questa crolla. Facciamo che non lo voglio sapere adesso, per il momento. Facciamo che non lo voglio sapere.
Non ho trovato animali. Oh, c'è una Grace. Grace, vieni a noi. Wow, che bello. Sto sentendo male. Dai, ma perché? Perché? Era più bello in Sekiro, perché tanto cadevi, cliccavi il tasto per il rampino, sapevi che ti attaccavi da qualche parte, quindi non avevi paura di niente. Beh, oddio no. Anche in Sekiro ci sono delle cadute che non sono mica belline. Mica così belle. Allora, comunque ho l'impressione che in questa zona io mi sia persa un sacco di roba. Quindi ci tornerò poi a girare per i fatti miei. Wow, ma sono gli scheletri del primo Dark Souls. Oddio. Pure le bombe. Vabbè, ciao. È tempo di giropizza. Ma questi? Vabbè, non stiamo nemmeno a perdere del tempo. Ma allora, volevo vedere se mi dava qualcosa di utile, Shivangs. La scienza. Ma qua è rimasto lo scheletro. Eh sì. Sul bordo poi, sul bordo è morto. Dio mio, qua come faccio a scendere? Ah, aspettate che voglio vedere cosa c'è qua su. Perché prima di andare giù, che penso che sia la nostra destinazione paradiso, penso che sia il caso di salire. Vero, qui in quest'area non ci potevi venire prima che il messaggio della runa uscisse. Davvero? Oddio. È uno spirito. Vabbè, speriamo che sia rapido e indolore. Anello di luce multistrato. Incantesimo di coloro che hanno servito Mikel. Genera un anello di luce multistrato e lo lanci in avanti, infliggendo danni nel tempo ai bersagli. Oddio, ma questo è quello che usava cosa? Leda. Questo incantesimo sugli anelli di luce fu sviluppato da una corrente che si discostò dal fondamentalismo dell'ordine aureo. Questo è l'anello che usa Leda in combattimento. Aiao. Perché mi dà fastidio sta mano? Adesso. Ti avevano fatto apposta per farti cadere, sto coso.
quanto è grande quest'area? Cioè, c'è un'altra Grazia là? Ci sono degli animali. Sono tutti animali. Ma guardate dove siamo. No, vabbè. Ti supplico, dammi il coraggio di volare ai tuoi piedi, mia adorata Santa Trina. Sì, no, cioè, secondo me si scende di qua. Ma vado prima qui o torno giù dall'altra parte? Che c'era un passaggio anche giù. No, ascolta, Shebangs, chiedo a Orbi e Carlo perché sono loro che vado e butto. Ma no, devo buttare proprio. Dio mio, io queste cose non le posso vedere. Comunque, e qui. Voglio che rispondiate onestamente. Questa è la caverna di Midir. Questa è la grotta di Midir. È identica. È identica. È qui, cioè, è letteralmente quella. E già mi spaventa perché è la grotta di Midir. Qua c'è un segno. Le rotole del nostro personaggio sono schizzate fuori come dei proiettili dopo un atterraggio. No, ma veramente. Io sono convinto che questo è un quadro di Dark Souls. No, questa è la grotta di Midna. Andatevela a cercare. È identica. È quella. Il buco così lì dietro. Oh. Allora, c'è un segno di vocazione, è già questo. Ah. E che facciamo, Tiulie? No, lo cercavo sì, però non così. Aspettate un attimo, che qua sicuramente si prospetta una fight difficile.
Vabbè, ci metto questo tanto che non la uso. È per la lacrima, just for the lacrima. Ti prego, ti onlia, non mi si sta spezzando il cuore per lui. Non vieni. Oh merda! Oddio, è un cubo notturno! È lui! Ma mi sta venendo paura! È un cesso, è orribile. È qualcosa di terrificante. È un demone del sonno. Sono pronta a morire per queste altre cose che lui spammerà. Cioè, è terrificante. Ho sbloccato un nuovo incubo. C'ha sicuramente due fasi. Ma come ho fatto ad ammazzare la lacrima? Scusami. Se non c'ha due fasi e mi ritengo delusa. Giger dalla tomba dirà: sono un grande fan di qualsiasi cosa sia questa. No, no. Ma soprattutto, no, più che altro è terrificante, cioè fa proprio un effetto bruttissimo. Mi sono completamente. No, vabbè, cioè non era. Cioè, fa cagare, come nemico, oggettivamente, non è niente di. Però non capisco perché ci debbano essere tutti quegli animali lì. Cioè, questo non capisco. Cosa significano? Lui viene a trovarmi spesso. No, ma è veramente l'incubo del so. Cioè, come si dice? Non mi viene in mente come si chiama. Ma sentite poi la musica. Cioè, cos'è? Guardatelo! Non riuscirò a evocare Mighty o Lie. Questo andava fatto first try perché altrimenti. Pure il cavallo, cioè, ma vi rendete conto? Vabbè. Questo andava fatto first try, perché adesso non abbiamo più la possibilità di evocare subito coso. Vabbè che è una merda, cioè una merda. Però il cavallo che si sposta, cioè veramente, non ero io quello. No! Dio mio. Che impressione, che impressione. Che impressione. Ma secondo me Miyazaki ha cosa, che delusione. Miyazaki è andato
È stato influenzato da Scorn, ha visto Scorn, ha detto no, vabbè raga, dobbiamo mettere qualcosa che ha a che fare con... Perché sì. Comunque gli attacchi che fate io lì sono sbroccati col veleno. Queste sono le cose che mi danno fastidio. Quando uno sta facendo le cose first try, i ranni sono più brutti. No, no, assolutamente. Dai, che è una cacca. Sicuramente, dietro il processo creativo c'è questa cosa. Dopo Scorn. Dopo Scorn, il nostro maestro ha detto: dobbiamo inserire qualcosa che. Il cavallo, scusatemi, ma il cavallo con quel flaccidone lì. Stavolta il repost te lo faccio, merda. Oh là là. Mi dimentico sempre di tenermi i poli congelanti. Dai, Cristo, lacrima, uccidilo! Uccidilo! Me l'ha data, me l'ha data. Dio mio. Ecco a cosa serve la lacrima. Ecco a cosa serve. Scusatemi. Allora, dopo questa. Sono sudato. Il potere che racchiude cos'è? La carne corrotta non può che imputridire. E questa assaggiò il nettare di Santa Trina, che le donò l'eterno riposo. E fu così che la putrescenza si erse a suo cavaliere. Poi andremo a vedere cosa ci dà questa rimembranza. Non mi piace vincere così con una lacrima che uccide, però quando vieni ammazzato che ti manca veramente un pixel di vita, ci sta. Ora, signori, andiamo a piangere. Credo, non so. Allora, una volta, almeno nel gioco base, mi succedeva che quando morivo io, la lacrima stava sempre ferma, a meno che non fosse vicina, tipo al boss. Continuano ad attaccare. Queste sono veramente cose indegne. Allora, la mia roba, innanzitutto.
E là c'era solo 220.000 cose da questo schifo. Sono sincera, mi aspettavo qualcosa di più, nel senso che lo vedevo come un boss molto più difficile, questo, da come l'avevano presentato nel trailer, così, ma a parte che è veramente una cosa tipo... È un po' questo il bello di Elden Ring, che in Elden Ring ci sono delle cose che non ti aspetteresti di vedere in un tipo gioco che è tipo medievaleggiante, diciamo così. Ci sono delle robe veramente fuori dal... Giardino purpureo velato. Andiamo pure avanti. Ma cosa hai fatto? Seen Citrina again. I'm drifting off in the sea of her poison. Soon I will hear her voice. Let me be. I won't be long. Oh, I almost forgot. You mustn't follow my example. Citrina's poison would plunge you into an eternal slumber. It must be me. And only me. Tra l'altro noi non siamo riusciti a comprare da lui. Altro veleno, quindi non ne abbiamo un altro. Cazzo è sta roba? Io pensavo fosse un fiore. Oh buon Dio. Dio mio. Dio santissimo. Ma se io ci parlo adesso? Perché immagino che lui, se io lascio l'area, mi sa che lui... Il modello in gioco non rende la cosa chiara. Santa Trina non è addormentata su di un fiore, lei è letteralmente il fiore. No, ma sì, cioè, sì, si intuisce che è un fiore e basta.
E lo lascio lì, Tio Lie. Lo lascio lì. Però aspettate, fatemi capire una cosa prima di fare questa cosa. Cioè, Tion Lee si era innamorato di questa cosa? Cioè, lui lo sapeva che era questa cosa. O solo tu la vedi così. Beviamo sto nettare. Ma vi faccio una domanda, visto che tanto l'avrei provato anch'io a fare più volte, vabbè, grazie Carlo che me l'hai detto, avrei provato io lo stesso a farlo. Se io avessi bevuto tre degli intrugli che ti dà lui, succedeva la stessa cosa? No, erano meno potenti. I am gone, adrift in sleep, so that I may hear Centrina's lost voice. Let me be. Servono per altre quest. Ma io non ce li ho più ormai. Io non ce li ho più perché uno l'ho usato, li volevo comprare da Tio Liè e non li ho più comprati dopo. Quindi porca puttana. Chissà perché poi tre volte così. Spero di poterlo fare io. E sono due! Yeah! No, devi farlo 4, ok. Ma perché 4? Cioè, c'è una ragione. I am gone so that I may let me be. Scusate, io parlo perché non so se... in giapponese si pronuncia in maniera simile a morte. Oddio, che bella cosa! Bella questa cosa. Hai presente che tu ti addormenti e schiatti? Ecco. Vorrei fare lo screen, però. Oddio, è brutto, direte voi. Non so se c'è una cutscene dopo, però. Vabbè. Voi immaginate la gente. Quindi sta bevendo anche lui. Quindi sta bevendo anche lui con noi. Oddio. Scusate, voglio vedere se riesco a fare... Lo scrivo e direte che cosa macabra, perché? Minuto.
Make it stop. Don't turn the poor thing into a god. Please, leave me. I'll thank you not to lie to me. I am the Chosen, not you. Only I can doze off in the Sea of St. Trina. Why would you hear her voice when I cannot? If you should utter these cruel untruths to me again, I won't be held responsible for my actions. Ma devo andare avanti. E glielo devo dire di nuovo. Devo morire di nuovo. Dio mio. Sì, ma non si può. Il fra letteralmente non si regge in piedi eppure continua a trattarti male. Ma è sconvolto. Che siamo alla fine, dobbiamo schiattare un'ultima volta. Sì, ma io I will never forgive you for your trespass. You will know my poison. Mi dispiace. Ah, ma io non ho l'interfaccia. Opla. Non ho l'interfaccia. Aiuto! E sono avvelenata anche. Sorriso di Santa Trina. Tra l'altro la cantina che ha riscaldato Zinig mi ha fatto cagare in mano, mi sono spaventata tantissimo. Io non lo volevo uccidere comunque. Mi sto veramente sentendo male. Incrementa la potenza d'attacco quando si verifica sonno nelle vicinanze. Solo io posso sapere del tuo vellutato sonno, del tuo delicato abbraccio suadente. Ti imploro, sorridi per me e me soltanto. Quindi vado a... procedo a schiattare un'altra volta.
impressione. Un attimo. Quindi lui ci ha invaso nel nostro mondo, non è morto, però che depressione. Che tristezza. Ah. You. I was no good to anyone. Beginning to end. Weak as a kitten and thick as two planks. I suppose dying in disgrace is fitting, in a way. Tell me, please, assuming you spoke the truth back then. What did St. Trina tell you? Assuming you spoke, what did Centrine tell me? Assuming you, what did? Immagino di dover andare a schiattare un'altra volta. Questo penso che risponda. A una domanda. Tell me, please, assuming you what did you are a wretched. Wretched soul. A nightmare come to plague me. Such a thing could possibly be. Could it? Centrina, please let me hear your voice in my everlasting slumber. Centrina. Let me hear your voice in my sentry in my. Su Telegram trovi il close-up di Santa Trina e il suo dialogo. A parte che penso che quello che abbiamo appena visto risponda. Risponda a una domanda. A questo punto mi piacerebbe tantissimo vedere, cioè mi piacerebbe essere tantissimo già alla fine, ma va bene. Quindi qua ci torneremo alla fine.
E adesso quindi Carlo dove devo andare? Dal pasto nella chiesa? Arrivo, arrivo. Un attimo, anche volevo leggi le armi del boss dopo, ma ci voglio andare a vedere la rimembranza, in realtà. Così voglio vedere se mi tolgo questa tristezza. Questa, non so come definirla. No, non le vado a leggere. Ah no, se mi tolgo la tristezza. Ovviamente no. Andiamo a leggere queste bellissime, queste fantastiche. Quello che ci dà la rimembranza. Qui c'è da fare ipotesi su Michella, la Lore e Santa Trina. No, allora penso che quello che ci è stato appena chiesto di fare, ovvero di ucciderlo, sia la, non so come dire. Ci dica palesemente che o lui è il boss finale, uno, o è perlomeno uno degli ultimi. Quello che hai visto risponde anche ai tuoi dubbi su come Radagon e Marika si separano. Infatti è quello che, dicevo all'inizio della live, che secondo me già quello che abbiamo visto con Mesmer risponde un po' a questa cosa. Vedrà quello che dicevamo oggi pomeriggio. Quello che non riesco a capire io è perché lui abbia dovuto ingannare Teolie. Questo non riesco a capirlo. Perché l'ha dovuto ingannare? O se semplicemente Teolie è una persona che si è trovata nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Mannaia putrescente, Giger. Attinge forza dall'attributo arcano di chi la brandisce. Grande mannaia di putrescenza essiccata a cui è fissato un arco di ossa umane. Vabbè, questa sarà la fiamma che fa lui. Stregoneria del cavaliere putrescente. In un lontano passato i cavalieri venivano arsi nelle fiamme spettrali. Lo stesso avveniva per le spoglie imputridite. È schifo. Non penso che ci sia equipaggiamento che dobbiamo prenderci perché loro non ne avevano, quindi. Ebbene, Scarletto, a questo punto. A questo punto guardiamo se c'è qualcuno con cui possiamo parlare, anche se non credo, cioè c'è solo lui e loro, credo. Basta. Nessun altro. Ma devi andartene dove stanno gli artigli neri. Gli qua, intendi? Qua su?
E andiamo qua, ragazzi, stasera mi faccio guidare. Lì e ce n'è un altro nella costa cerulea. Ah, è indifferente l'ordine. Anche se, visto che eravamo nella costa cerulea, potevamo già andare lì. Differente. Ma dici questo qua? Questo qua o è qua? Tipo, e noi non lo vediamo, cioè non l'ho visto io. Anche se io non so come farlo andare, cioè si vedrebbero. Qua quindi. Cioè, è l'unico posto che mi sembra. Dalla croce nella costa. Facciamo così, che andiamo a fare prima questo, dalla croce nella costa, andiamo. Refuel. Allora, questa tra l'altro noi non l'abbiamo letta prima, quindi ce la leggiamo. Qui abbandono i miei dubbi e la mia vacillazione. Aspetta che fai il primo, poi mi do. Solo che non ho capito dove sono gli artigli qua. Hai detto di tornare qua, ma non ho capito dove andare. Poi. Ah, in basso c'è una spiaggia. Una spiaggia qua. L'hai vista. Cerchiamo la spiaggia. Anche se mi sa che è dall'altra parte, non è qui. È di qua. Secondo me è di qua. Vicino alla croce. Un po' a nord. Vabbè, ci si vedranno, da lontano. Allora, a nord. Cioè, non è che ci siano tante spiagge qua. Mo cado. Là, ecco appunto. Ah, ecco. Oro torrent, ci ho fatto male. Solo che mi sa che è di là.
Passa per l'acqua. Sì, ma vedo che si passa. Ma infatti mi ricordavo di aver visto qualcosa io da lontano. Mi ricordavo di aver visto qualcosa da lontano. Che spavento. Mi sono spaventata tantissimo perché non l'avevo vista, giuro. Comunque rimbagno, commenti sulla quest di Santa Triana. Allora, indubbiamente è una quest bella, il problema è che è tristissima. Cioè, qualcosa di veramente doloroso. Però sono contenta che l'abbiano inserita finalmente, qualche riferimento, qualche spiegazione. Nel DLC, perché nel gioco base ovviamente non c'era nessuna spiegazione di chi fosse questa benedetta Santa Triana. E a me non piace che il fatto che tu debba morire tutte quelle volte, e però non so come dire, cioè, pensando anche a quello che ha detto Shiver, cioè, ha un suo significato, ha il suo perché. Cioè, la simbologia del numero 4, che evidentemente ha un significato più per i giapponesi che per noi, però ci sta. Ma qua che la spiaggia finisce, poi dove devo andare? Immagino non in acqua. Sono un po' d'accordo con Carlo, perché è una cosa che al di fuori del Giappone ha poco senso. Vedi che c'è un sentiero. C'è un sentiero. Cioè, allora, evidentemente ha significato per loro, meno per noi. Io purtroppo invece queste cose mi, cioè, le capisco, le apprezzo anche, quindi posso capire che loro l'abbiano fatto per questo motivo. Vedi che c'è un sentiero, non qui però, su di là. Io penso che alla fine sia come con Radagon, non so se mi spiego in che senso. Cioè, è la stessa cosa, ma in realtà già da quando si è menzionato il fatto che Santa Trina è stato confermato che è una parte di Michella, cioè io ho pensato la stessa cosa. Cioè, ho detto qua, cioè, è la stessa cosa di Marika e Radagon. È la stessa identica cosa. Io penso che la mia soldato, che solo che Michele l'ha lasciata indietro, esatto, cioè è come se, bella la musica qua, è come se invece di non so come dire, tenere quella parte, avesse deciso di lasciarla consapevolmente indietro. Non so bene se, adesso faccio un giro qua poi torno indietro, non so se la scelta di lasciarla indietro sia stata legata a, non lo so, al fatto che lui vedeva i sentimenti come qualcosa di debole, di un segno di debolezza, qualcosa che non gli serviva, non lo so. Non so se questa cosa. Ah, perfetto, perfetto. Qua ti dico, c'è l'assoluto cazzo, se non la roba della quest. Va bene.
Va bene, no, meglio così, anche perché è abbastanza grandino come posto, quindi io andrò, cercherò di andare dritta al punto. E quello, ovviamente, che mi interessa perché così duplico le rimembranze. Allora, qua sono attivi i tizi, quindi ci staremo attenti. Non capisco perché nell'altra rovina dormivano e qua no, ma va bene. Ricorda molto Griffith Berserk che rinuncia volontariamente alla propria umanità, Michele invece d'altro, sia di fisico che di intangibile. Infatti lo stavo per dire, questa cosa è chiaramente per l'ennesima volta l'ennesimo riferimento a Berserk. Mi sta venendo voglia di giocarci, però build mago che mi lì non saprei giocarci. Sono spaventata tantissimo. Ma è lui che mi ha tirato giù da cavallo, sto cesso. E guardate, sono anche contenta perché, ripeto, tutto ciò. Devi andare al centro della mano. Ma stavo guardando un po' se c'era qualcosa. Te mi dici che non c'è niente, quindi magari tornerò io a fare i miei giri. Sono contenta perché speravo che ci fosse qualcosa che potesse spiegarci meglio effettivamente come funzionavano Marika, Radagon. Quindi sono anche molto contento di ciò. Poi magari non ce n'è bisogno, però precauzione. Vieni, lacrima. Se mai che succeda qualcosa. Mi sforzo a lasciarla indietro, poverina. Però non si può duplicare torrent, quindi. Al centro della mano tu intendi di qua, giusto? No, ti prego. Dai, lacrima, Dio cane. Boh. Dai, è morto, vieni. È morto, lasciamo stare. Apri la mappa. Ah, qua, qua, qua. Ok. Sì, no, beh, ero nella direzione giusta. La campana, giusto. Vieni sorella. Ah, campana, è un talismano del seme cremisi. Stessa cosa nelle altre rovine, ricordati solo che ogni volta che suona la campana parla col tipo e la guardia ed esaurisci sempre i dialoghi. Quindi la lacrima non serviva, va bene. Adesso noi torniamo prima da loro a parlare con tutte e due e poi andiamo anche nelle altre rovine. Guardiamo un attimo il talismano che abbiamo ottenuto. Io mi doccio, vai, vai Carlo. Grazie intanto per l'assist. Voi non potete, ma non mi sono messo a piangere, a singhiozzare perché non mi piace fare queste cose in live, però veramente. Ma che è sto casino? Talismano cremisi modellato su un seme di albero madre. Incrementa notevolmente il recupero di punti vita. Ah, merda. Il seme di questo talismano è considerato una reliquia leggendaria. Sull'antico manufatto sono raffigurate anche le due dita, forse un rimando all'origine dell'albero madre. Io vado, gente, buonanotte. Grazie mille, Shiver, anche a te per
gli spunti. Grazie davvero. Lo dicevo prima che probabilmente se non mi dessi anche te spunti per parlare di cose, non avrei cose interessanti da dire in live, quindi. Perché purtroppo alcuni aspetti della lore, come altre persone, non le colgo. Be gone. There is nothing more to... Allora, lei, magari se resettiamo l'area, succede qualcosa. Oh, there you are. The exalted timbre of the bell has reached these ears of mine. Gracious, the starry sky is wondrous tonight indeed. Only your fate shines brighter. Now, these are for you. Mappa delle rovine. Amore per le stelle. Think nothing of it. I have made my decision to be of help. May the gleaming... Chiedi della natura del mondo. I fear that you have borne witness to the whole of it. The conceits, the hypocrisy of the world built upon the earth tree. The follies of men, their bitter suffering. Is there no hope for redemption? Aspetta, the answer, sadly, is clear. There never was any hope. They were each of them defective, unhinged from the start. Marika herself, and the fingers that guided her. And this is what troubles me. No matter our efforts, if the roots are rotten, and we have little recourse. Minchia, li possiamo chiedere. La mappa che droppa serve, penso, a localizzare, a metterti dei segnalini sulla mappa se tu non hai ancora trovato le rovine, ma tanto noi le abbiamo già viste. Sono quelle con le dita nella mappa. Ever young Mikola saw things for what they were. He knew that his bloodline was tainted, his roots mired in madness. A tragedy, if ever there was one, that he would feel compelled to renounce everything when the blame lay squarely with the mother. Ah, minchia. May the gleaming star. Mappa per le antiche rovine ricevuta. Controlla l'inventario. Vecchia mappa, indica le rovine sacre, diverse da quelle della mappa di prima. Allora, questo cos'è? Talismano raffigurante una mano avvizzita che stringe delicatamente una scintipietra. Riduce enormemente il tempo di lancio di stregoneria incantesimi, ma incrementa i danni subiti, quindi ci metti molto meno tempo a castare le cose. Di quanto Ymir era noto per le sue declamazioni. È sufficiente cogliere il romanticismo delle stelle con il cuore ebbro di passione per diventare grandi stregoni, così scoprirai l'amore. Ok, questo è molto interessante. Dove ci stai giocando? Io, su PC. Oh, hello. May the gleaming... Allora, vediamo se la tizia ci parla. Beh. Su Steam? Sì. How did you? Did Count Ymir reward you with that? Then I see you have gained his trust, and therefore mine. I am Yolan. The knight is yours now to wield. Don't get the wrong idea. We are neither friends nor confidants. I am merely honoring Count Ymir's wishes. Sì, però stai calma. Enough of you. Enough of you. Va bene, ricarichiamo l'area per vedere se succede qualcosa. Poi andiamo alle altre rovine. Se n'è andato. Se n'è andato. Che cazzo?
forse non dovevo. Non so se sarà molto contento lui o lei di questa cosa, ma lo impareremo adesso. Vado? Aspetta, prima parlo con lei. Mi attacca. No, Enough of you. per lei non abbiamo fatto niente, lei non ha sentito nulla, quindi andiamo. Non vado prima alle altre rovine? Orbi? Perché se prima è meglio che vada alle altre rovine, vado là. Ok. Facciamo una cosa, Orbi, però ti chiedo questa cosa. Ti chiedo questa cosa. Se io vado alle rovine, ok, e poi mi infilo qua, quanto ci metto? Perché stasera purtroppo devo staccare un po' prima di mezzanotte. Se ci metto troppo, vado solamente alle rovine e poi qua lo facciamo la prossima volta. Tanto non è un problema, intanto vado alle rovine. Mi sa che riesci. Allora, facciamo così: andiamo a prendere la roba alle rovine, poi questa zona qua la facciamo domani, tanto abbiamo tutto il tempo. Scusate, mi ero dimenticata, non stavo guardando l'ora. Tanto adesso con Torrent ci arriviamo velocemente là in mezzo. Bello anche che abbiano inserito questa cosa delle due campane. Bella queste cose, questo riferimento alle due campane perché è sempre una cosa che ha a che fare con Dark Souls 1. Anche qua non c'è niente da prendere come nelle altre rovine, o qua ci può essere qualcosa di utile? Oddio, le mani si abbracciano. Non credo, non mi ricordo. Va bene, allora, visto che tanto dobbiamo finire con questo, guardiamo se qua attorno c'è qualcosa anche. E poi. Tanto ripeto, facciamo questo per la gioia di Luca. Ci sono le mani. Stavo per finire in un buco, tra l'altro. Oh, signore. Questi sputano, non so che cosa. Pensavo ci fosse qualcosa qui. Allora, le rovine in cui ha detto di andare, come si chiama? Leda, si chiamano in un altro modo, quindi non sono queste. Le rovine in cui aveva detto di andare Leda sono le rovine di Rua, mi sembra. Io non so perché ti faccio evocare la lacrima, per non morire contro tutti questi. Cazzo, sono bloccata. Ah sì! Sì, ti stunna! È un attacco che ti stunna leggermente. Dio mio, che inquietudine.
Minchia, questi sono più grandi, di quelli di prima. Sono molto più grandi queste rovine. E qua c'è la nebbia, non si capisce perché. Ci sono i nostri amici. Dio, che bella luna. Che carini. Allora, così è, non mi sembra che ci sia nulla. Io a breve crollo, hai fatto anche le seconde rovine. Ci sto andando adesso, ti faccio una domanda, Carlo. Anche qui c'è qualcosa di utile o posso andare dritta alla campana? Il cinghiale qua che l'attacco. E la madonna! Una beata minchia, va bene. Allora andiamo dritti al centro anche qua delle rovine. Poi, siccome stasera devo staccare prima, che l'ho detto prima, non stavo guardando bene l'orario, quello della chiesa lo facciamo poi, lo facciamo domani. Adesso andiamo a suonare la campana e il resto lo facciamo domani. Madonna quanta gente che c'è. Tanto il tizio è già sparito nella chiesa. Che roba veramente strana. Potevamo passare per la strada convenzionale, ma... suono, torno alla chiesa e ti lascio un cliffhanger. Bene, così chiudiamo con il cliffhanger. Voglio la campana. Dai. Ma tra l'altro, sì, però è già sparito il tizio della chiesa. È già sparito proprio. Talismano del seme ceruleo. Vabbè, ci stava. Assolutamente. Andiamo alla chiesa. Sì, quello sparisce spesso. Sì, il problema è che ho già aperto quello che c'è sotto al suo trono. Se il cliffhanger è quello, c'è già stato. È già sparito, nel senso che... Però è tornato. Quindi si è richiuso. Ah, guarda te, si è richiuso. Hello there. I heard another sound, colored by your essence. Simply exhilarating, I must say. Inebriante non è exhilarating, prova. This is no ill omen. On the contrary, I believe that this portends a magnificent starry cascade. Now, take this, my final gift to you. May you join the glimmering stars above. Delle altre rovine che saranno quelle... No, sapete cosa mi fa ridere? Che nel gioco l'area si chiama Costa Cerulea, che è un tipo di azzurro, e poi in realtà c'è la Costa Azzurra. A me ha fatto crepare sta cosa. Oh yes, this evening is a sign. Do you recall what I said? That Marika and the fingers that guided her were unsound from the start. Well, the truth lies deeper still. It is their mother who is damaged and unhinged. The fingers are but unripe children, victims in their own right. We all need a mother, do we not? A new mother, a true mother,
who will not give birth to further malady. In che senso? In che senso? Marika è la madre delle due delle dita. May you join the glimmering stars above. Cioè, non sto capendo. I told you once, I've no interest in companionship. Cameratismo. Count Ymir did seem very pleased. Perhaps an exception is in order. Ymir is a shining star. Fulgido. In our eyes, the only star upon the black canvas of the night. Our meeting with the Count taught us of the star-draped sky. We know that we cannot reach out to touch it, but we can peer up at its brilliance and heed its guidance. We will never again lose our way in the night. Prendere il suo seto dito nel cuculo. Lo prenderemo ugualmente. Let us focus on our shared purpose, our service. Now. È diventata più gentile. Now. Sta in un dungeon in un'area segreta e noi lo prenderemo. Adesso sparga di nuovo il tizio, immagino. Sì, è sparito già, si vede. E noi, signori e signore, ci lasciamo. No. Con il bellissimo trono che si sposta nascondendo un passaggio segreto. Eccoci qua. Allora, noi ci lasciamo con ciò, ma tanto ci vediamo domani, quindi continuiamo a breve. Next live. Intanto scendiamo qui come prima cosa e poi non so bene dove andremo, cioè non so bene qual è la direzione. Io mi farò consigliare sempre da Orbi e Carlo, che loro sono i consiglieri. Allora, spero che la live vi sia piaciuta, spero che vi siate divertiti, abbiate sofferto con me. È stata molto bella come live, davvero molto bella. Allora, io purtroppo devo staccare prima, ma tanto di roba stasera ne abbiamo fatta, veramente tanta. Sono due sere che facciamo una caterva di robe. Poi domani ti faccio sbloccare l'ultima area che ti manca, perfetto. Sì, facciamo un ride, vediamo se possiamo farlo a qualcuno che c'è online. Allora, di quelli che seguo io, non so chi c'è. Allora, c'è lui, ma non... No. Oh, facciamo a lui, dai. A lui, ma... mi sa che lui è un po' più avanti di me nel DLC. Quindi... No. Lo facciamo a lui, che lo conosco da un po' di tempo. Non so perché, tra l'altro, non mi comparisce da un po'. E, ragazzi, io... faccio partire il raid, vi saluto, buonanotte a tutti e direi che ci vediamo domani sera. Ciao a tutti. Ti è piaciuto questo video? Se sì, fammelo sapere nei commenti oppure iscrivendoti al mio canale. Corri a seguirmi anche sugli altri social per non perderti le mie prossime attività. Se vuoi, puoi anche supportarmi attraverso Ko-fi, la piattaforma dedicata ai creator di tutto il mondo. Alla prossima!